Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Sabato 14 settembre, sono alla mia 11ª tappa. Questa notte sono stato ospite dei confratelli francescani delle Ceomo di Mesoraca. E grazie Francesco della tua accoglienza, grazie ad Eugenio, davvero mi sono trovato bene. Mi sono riposato e sono ripartito stamane in direzione di Sersale, 11ª tappa come vi dicevo. Quindi dalla provincia di Crotone, Mesoraca, entrerò oggi nella provincia di Catanzaro, Sersale, in quella che viene definita la sila piccola. Ecco, da Mesoraca, dal santuario dell'Eceomo, c'è stata subito una salita formidabile. Sono salito quasi 600 metri per uno sviluppo di 5 chilometri, una sudata. Fortunatamente la giornata è fresca, quasi fredda, un po' nuvolosa, non minaccia pioggia. Ora sono a circa 1050 metri di altitudine, sono immerso in un castagneto, castagni secolari bellissimi, zona isolatissima e che davvero merita, ma anche panoramica. Ci sono degli scorci sul mare Ionio meravigliosi. Comunque una tappa wild, ve la documenterò, dai, cammin facendo. Intanto una buona giornata a tutti e un buon cammino di vita. Ciao amici. Amici, non ci crederete, però mi trovo all'interno di un castagno, certamente un castagno millenario, non solo secolare. All'interno c'è come una stanza che può ospitare benissimo più di qualche persona. Ecco. E ringrazio questo castagno per avermi accolto nel suo cuore, nella sua pancia. Questo davvero sarebbe un luogo di meditazione, di tranquillità.